Si è imposto il Veneto nei campionati italiani di atletica leggera, cadetti e cadette, che si sono svolti sulla pista del complesso sportivo dell'Incoronata a Sulmona. Al secondo posto la Lombardia e al terzo la Toscana. All'undicesimo l'Abruzzo, che ha conquistato 3 medaglie d'oro ed una d'argento. Nel salto triplo l'oro è andato a Salvatore Angelozzi, nei 300 ostacoli a Leonardo Puca e nei 1200 siepi a Manuel Di Primio. Medaglia d'argento invece nei 300 ostacoli a Greta Zuccarini. No, questa è una delle manifestazioni più divertenti dell'anno, un po' perché vediamo tanti ragazzi che sognano con l'atletica e che già si sono innamorati dell'atletica, un po' perché all'interno del campionato italiano individuale c'è anche la gara a squadre per regioni e questo crea un'atmosfera che spesso in atletica non vediamo essendo sport individuale. Da qui passano e sono passati i campioni del futuro. Quello giovanile ha dato sintomi di buona salute già da quest'estate, sia con gli allievi che con gli junior, quindi noi siamo molto contenti e adesso questi sono ancora più piccoli. Sono molto numerosi, abbiamo già visto qualcuno di molto bello, ma qua è importante fare esperienza, quindi per questi ragazzi che sono effettivamente la prima esperienza nazionale è veramente una grande cosa. È qui che cominciano, è qui che probabilmente pensano al futuro con un po' più di impegno. L'atletica è uno sport in cui i valori hanno grande importanza e rappresentano veramente una scuola di vita. L'augurio che li posso fare è che continuino a divertirsi, ad imparare e ad avere attraverso appunto l'atletica, individuare la strada giusta per la vita. Qualcuno diventerà campione, qualcuno no, ma la cosa importante è che da questa esperienza ne traggono momenti che gli serviranno per crescere e vivere bene. Possiamo dire che questa manifestazione ha portato a Sulmona oltre 2.000 persone, c'è stato un movimento incredibile a livello extrasportivo.